Buon pomeriggio e bentrovati in questa magnifica sala. Vi do il benvenuto alla seconda conferenza del ciclo Segnavie, lo Stato e noi, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali dell'Università di Padova per approfondire in particolare i temi del rapporto cittadini-Stato e promuovere una cittadinanza attiva. Oggi in particolare faremo una riflessione sulla riformata pubblica amministrazione assieme a chi, allora ministro, l'ha mise in atto tra il 2008 e il 2009 con il Dicastero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del Governo Berlusconi IV, il professor Renato Brunetta. Come nel primo incontro abbiamo l'onore di essere ospitati in questa magnifica sala, in una magnifica aula, l'Aula Magna, ricca di storie e di saperi. Per questo ringraziamo l'Università di Padova e in particolare la nostra magnifica rettrice, la professoressa Daniela Mapelli. Un grazie naturalmente va alla Fondazione Cariparo che da anni organizza questa importante rassegna che rappresenta un'occasione importantissima per far crescere la società, rileggere in maniera consapevole il nostro passato, presente e soprattutto guardare al futuro con occhi diversi. Un grazie infine va al Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali dell'Università di Padova che insieme alla Fondazione rende possibile questa iniziativa. Oggi è il secondo dei cinque appuntamenti in programma che si svolgeranno di qui a ottobre prossimo e che vedranno appunto personalità di spicco del mondo dell'economia e della politica come Romano Prodi il 10 maggio prossimo, Franco Bassanini il 21 giugno e Daniele Franco il 12 ottobre. Prima di cominciare vi ricordo che potete interagire con noi attraverso Twitter e Facebook, mentre dalla prossima settimana potrete rivedere questo incontro nel canale YouTube di Segnavie. Comunque trovate tutte le informazioni e anche le date sul sito segnavie.it. Vi ricordo che poi, quasi alla conclusione di questo incontro, potrete interagire con noi attraverso le domande, vi verrà consegnato un foglio, potete scrivere le domande, o attraverso un QR code che vedrete presto alle mie spalle. Questo circa attorno alle 18:30. A questo punto io devo ringraziare, ne approfitto anche l'assessore Benciolini del Comune di Padova che è qui con noi, devo ringraziare la professoressa Paola Valbonesi, direttrice del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali, e devo chiamare qui sul podio il professor Gilberto Muraro che ci apre questa nostra rassegna. Buonasera a tutte e a tutti. Io parlo anche a nome di Paola Valbonesi per risparmiare tempo e lasciare più spazio poi alla relazione e al dibattito. Sono qui solo per dire grazie anche a nome del Dipartimento di Scienze Economiche della Fondazione, alla magnifica rettrice per questa prestigiosa aula. Sono qui soprattutto per ringraziare il Dipartimento di avere accettato di unirsi alla Fondazione in questo programma che si intitola di cittadinanza attiva. Abbiamo pensato che tra i tanti input culturali che si possono dare, tutti legittimi, tutti positivi, quello che porta a una maggiore consapevolezza del rapporto cittadini-Stato sia l'elemento cruciale nella cultura politica del nostro Paese. Ecco perché questo ciclo di incontri, che è partito con Gorno Tempini, studiando quindi la logica dei corpi intermedi e della Cassa Depositi e Prestiti in particolare, si avvale adesso dell'apporto di Brunetta per indagare su uno dei fenomeni cruciali del nostro Paese, l'efficienza della PA, e proseguirà poi con Prodi sulle relazioni internazionali, con Daniele Franco sul debito pubblico e con Bassanini sul tema del centralismo e autonomia. Quindi mi pare un programma molto, molto bello. Grazie a tutte queste persone che hanno accettato il nostro invito e grazie a voi che con la vostra presenza rendete, come dire, ragione di questa scelta che è didattica e politica insieme. Grazie e buon ascolto. Grazie al Presidente di Fondazione Cariparo, professor Gilberto Muraro. Adesso voglio invitare per introdurre alla Lectio Magistralis del nostro ospite d'onore la professoressa Martina Giannecchini del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali dell'Università di Padova.
Martina Giannecchini è professoressa ordinaria di gestione delle risorse umane presso il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendale di un'università di Padova. Ha svolto periodi di studio in Gran Bretagna, Canada, Belgio e Cina. Da sempre incuriosita dello studio dei comportamenti delle persone sul lavoro, i suoi principali temi di ricerca riguardano lo sviluppo di carriera, fa parte infatti di un gruppo di ricercatori di oltre 30 paesi che studiano i significati, le determinanti del successo lavorativo e in prospettiva interculturale. E l'impatto delle nuove tecnologie sul lavoro, è vice direttrice dell'Osservatorio sui lavori ibridi e le professioni digitali. Bene, buon pomeriggio a tutte e a tutti, anche da parte mia. Anch'io ritaglierò qualche secondo per dei ringraziamenti dovuti innanzitutto alla Fondazione e al professor Muraro che hanno organizzato questo interessantissimo ciclo di incontri. In secondo luogo al mio dipartimento, alla sua direttrice, professoressa Paola Valbonesi, per avermi in un qualche modo invitata a rappresentare i colleghi in questo incontro, in questo dibattito. E infine un ringraziamento un po' più personale al professor Giovanni Costa, emerito di organizzazione aziendale, che chiamo mio maestro, che chiamo maestro perché mi ha incuriosito e appassionato allo studio delle organizzazioni e delle persone al lavoro. Perché proprio di persone, vediamo se questo ci aiuta, no, non ci aiuta, ok, ce la facciamo, perfetto. Proprio di persone parleremo e parlerò in questo mio breve intervento partendo da un numero, 3,2 è il numero, Brunetta sorride già, 3,2 sono i milioni di dipendenti pubblici, dato 2021 del MEF. Per darvi una dimensione, circa 15 volte i cittadini della città di Padova. Un numero quindi enorme di persone distribuite dal nord a sud Italia in letteralmente decine di migliaia di enti, da enti molto piccoli a molto grandi, che hanno un profilo di che tipo? Anche qui un profilo medio, chiaramente, quindi che deve essere opportunamente contestualizzato, ma il profilo ci dice che abbiamo un 59% di donne che hanno circa in media 50 anni d'età, 17 anni di anzianità aziendale e che per il 56% hanno al massimo un titolo di scuola secondaria superiore. Quindi un insieme di persone molto grande e un profilo che non è chiaramente dovuto al caso, ma è figlio di azioni anche molto specifiche sui componenti della pubblica amministrazione. Perché? Perché qui vi ho portato un paio di grafici che ci mostrano l'evoluzione dei dipendenti della PA tra il 1980 e il 2021, nel grafico che vedete alla mia sinistra, dove si nota chiaramente il calo collegato ai cosiddetti blocchi del turnover. Quindi azioni specifiche sul turnover di carattere numerico piuttosto che economico-finanziario che hanno determinato un calo deciso nella numerosità dei dipendenti della pubblica amministrazione e come effetto secondario, ma non proprio banale, come vedete nel grafico di destra, che fa proprio un focus nel periodo tra il 2008 e il 2019, un aumento molto elevato e molto rapido dell'età media dei dipendenti appunto della pubblica amministrazione. Quindi un insieme di persone che oggi si trova ad affrontare le sfide che sono le sfide del nostro presente e che determineranno in un qualche modo la nostra società e la nostra economia futura. Qui ho messo solamente un po' di etichette, abbiamo digitalizzazione, responsabilità sociale, denatalità, invecchiamento, cambiamento climatico, il tanto temuto PNRR, insomma delle sfide molto molto importanti. E questi dipendenti pubblici, questo insieme di persone, le deve affrontare con il profilo che abbiamo visto in precedenza, quindi lavorando anche all'interno talvolta di organizzazioni che vengono spesso, attenzione, vengono spesso tacciate di lentezza, burocrazia nel senso più deteriore del termine. Questo tipo di sfide ci chiama, quindi ci suggerisce che forse è necessario un cambiamento per fornire appunto a queste persone risorse e strumenti per affrontare queste sfide. Cambiamento che spesso nella pubblica amministrazione ha assunto
il termine e il contenuto di riforme. E anche richiama il titolo, insomma, di questo incontro di oggi, la pubblica amministrazione riformata. La domanda che io mi pongo e sulla quale poi vorrei proporvi un paio di riflessioni è però: riforma vuol dire cambiamento? Quindi riformare la pubblica amministrazione o altri enti significa veramente poi realizzare i cambiamenti che nelle riforme sono scritte all'interno di decreti e di leggi? Potremmo già avere un'indicazione di risposta collegata al fatto che diciamo, abbiamo una lunga storia in Italia di ministri e governi che hanno tentato più e più volte di riformare la pubblica amministrazione, in alcuni casi con ottimi risultati, in altri casi lasciando delle riforme che non si sono pienamente realizzate. E allora io vorrei partire dal titolo di un libro del 1979 di Michel Crozier, che è un sociologo francese che è considerato uno dei padri degli studi organizzativi, che nella sostanza recita: non si può cambiare la società per decreto. Potremmo sostituire la parola società con amministrazione. Quindi l'amministrazione, la pubblica amministrazione, non si cambia per decreto. Abbiamo spiriti partecipanti al nostro evento oggi. Uso proprio questo titolo per proporvi una riflessione da un punto di vista gestionale, manageriale, che è quello delle mie materie, quello che vi voglio appunto portare, la mia prospettiva, una prospettiva manageriale per capire la relazione tra riforma e cambiamento. Una prospettiva che vi porto, che trova in realtà un suo quadro, un suo frame in molte delle riforme del professor Brunetta, che tengono conto del capitale umano, tengono conto delle persone, quindi implicitamente, insomma, di un cambiamento che si deve attuare, e trova anche, se volete, illustri precedenti in alcune delle commissioni, anche una delle commissioni in particolare guidata dal professor Muraro nel suo ruolo di tecnico all'interno dei governi nel 2008 in particolare, dove all'interno di una commissione tecnica dedicata alla finanza pubblica collaboravano non solamente esperti studiosi di finanza pubblica, di scienza delle finanze, ma anche degli esperti di management. Quindi a suggerire che non si può solamente approcciarsi a una riforma, a un cambiamento con strumenti diciamo così tecnici, ma anche con strumenti di carattere manageriale. Allora, per cominciare a ragionare, il carattere che ho usato è un po' infelice, ci sono degli a capo forse, ecco, non previsti. Per cominciare però a ragionare sulla relazione tra riforma e cambiamento, vi propongo un'immagine. Allora, questa immagine forse vi risulterà familiare, perché è spesso utilizzata per rappresentare e parlare di resilienza. Ecco, un termine che ci è diventato familiare, lo sentiamo nominare, insomma, molto spesso a partire dagli anni e dal periodo della pandemia. Che cos'è la resilienza? La resilienza è la capacità di un sistema di reagire a uno shock. Quindi c'è un momento di shock, un po' quel fulmine rosso che vedete rappresentato lì, e un sistema resiliente ritorna allo stato precedente, addirittura in una condizione migliore di quella di partenza. Vi propongo di pensare a riforma e cambiamento proprio utilizzando questo schema. Le riforme sono degli shock. Perché? Perché se pensiamo anche proprio a delle riforme che a firma del professor Brunetta, sono delle riforme che hanno generato un forte cambiamento nel modo di lavorare delle persone, modi diversi di valutare, di essere valutati, recentemente modi diversi di essere assunti all'interno della pubblica amministrazione, modi diversi di essere formati, modi diversi di fare carriera. Quindi dei cambiamenti che possono destabilizzare un'organizzazione. Ma perché questi cambiamenti non abbiano solamente l'effetto che vedete lì negativo, no? Dello shock, è necessario che questi cambiamenti vengano metabolizzati dall'organizzazione attraverso un processo di cambiamento. I processi di cambiamento, ce lo dice questo John Kotter, che è uno dei principali studiosi di cambiamento organizzativo, trovano la loro fase più critica proprio all'inizio.
È l'inizio di un processo di cambiamento, quello che deve essere maggiormente, potremmo dire, attenzionato. Perché? Perché è all'inizio che le persone devono trovare un motivo per cambiare. Devono trovare un motivo per abbandonare il loro vecchio modo di fare, la loro area di comfort, le cose che sapevano fare così bene e che adesso invece devono fare in un modo diverso. Quindi perché lo faccio? Questo motivo in teoria ci è offerto proprio dal frame delle riforme, perché le riforme ci offrono delle motivazioni per il cambiamento. Certo che alcune riforme che abbiamo incontrato nella pubblica amministrazione, che parlano magari di taglio dei costi, efficientamento dei processi, ecco, ci offrono delle motivazioni che potremmo dire che non ci scaldano propriamente il cuore, ecco. Quindi sono delle motivazioni non particolarmente motivanti. Ma se ci pensiamo, la pubblica amministrazione in realtà ha molte possibilità di offrire invece qualcosa di più alto. Qualcosa di più alto che il gergo manageriale chiama con un termine inglese purpose. Che cos'è il purpose? È l'obiettivo, lo scopo verso cui ci si orienta, verso cui si va. Ed è il motivo per cui io sono disposta a fare la fatica di imparare qualcosa di nuovo. Sono disposta a mettere in discussione la mia esperienza, a mettere in discussione quello che ho imparato fino a questo momento. Come vi dicevo, la pubblica amministrazione è ricca di purpose potenzialmente bellissimi. Siamo all'interno di un'università, formiamo le generazioni del futuro. Quale obiettivo migliore? La pubblica amministrazione, coloro che lavorano nella pubblica amministrazione, salvano vite, creano una società più equa e più inclusiva, tutelano l'ambiente, tutelano il nostro patrimonio culturale. La pubblica amministrazione è piena di purpose bellissimi. Questo elenco però di obiettivi che vi ho appena fornito ci fa fare una seconda riflessione, che è il mio secondo passaggio. C'è molta diversità negli obiettivi che vi ho appena detto. C'è molta diversità negli obiettivi di 3 milioni e 200 mila persone distribuite tra il nord e il sud Italia in enti di dimensioni molto diverse. E quindi adottare un unico modello di gestione, un unico modello di cambiamento non è possibile, perché c'è diversità nel gestire un anestesista e un forestale, c'è diversità nel gestire un'ispettrice del lavoro e una maestra d'asilo. E allora il nostro secondo passaggio è proprio questo. C'è la necessità di rendere concreto il cambiamento all'interno dei singoli contesti, contestualizzare il cambiamento. E chi può farlo questo? Chi sono i nostri agenti del cambiamento? Gli agenti del cambiamento sono i responsabili. Uso un termine dirigenza che non vuole richiamare una categoria contrattuale in questo momento, ma uso un termine inglese, se volete, manager, coloro che gestiscono altre persone. Capi uffici, capi settore, capi reparto, responsabili di unità, chiunque voi vogliate, ok? Quindi questo tipo di figure. Perché sono i nostri agenti del cambiamento? Perché sono persone che gestiscono altre persone e quindi possono trasformare la riforma estemporanea in un processo di cambiamento nella quotidianità. E come fanno questo? Come lo possono fare? Grazie alla gestione del contratto psicologico. Che cos'è il contratto psicologico? È il sistema di aspettative reciproche che si sviluppa tra le persone all'interno di un'organizzazione, tra le persone e l'organizzazione stessa, quindi cosa mi aspetto e cosa ricevo in cambio. Perché è importante, soprattutto in contesti come la pubblica amministrazione, dove magari altre leve motivazionali, tipo la leva economica, evidentemente sono contingentate. È importante perché il contratto psicologico è la base per la fiducia, quindi è la base per fare lo sforzo in più, per uscire dalla propria area di comfort. E il contratto psicologico si costruisce in tante situazioni, si costruisce con valori condivisi, si costruisce nel momento in cui viene fatta la valutazione e non è solamente riempire un form e dare dei voti, ma è il colloquio in cui decidiamo insieme cosa si può fare l'anno prossimo per migliorare. È il momento in cui viene assegnato un compito, non magari in una chiave punitiva, ma viene assegnato un compito per far sviluppare una persona.
È il momento nel quale la persona decide di fare uno sforzo in più al di là di quello che c'è scritto nella sua job description. Quindi il contratto psicologico si costruisce in tutti questi momenti che sono, come dicevamo prima, momenti di quotidianità nella gestione della relazione. E allora dovrebbero esserci i responsabili che vengono scelti, formati e anche incentivati per gestire questo contratto psicologico. Quindi vengono date a loro tutte le leve gestionali e la parte chiaramente più contrattuale o che ha a che fare con le procedure deve essere una parte che li facilita, li supporta in questo e non li ostacola. Quindi per concludere questo mio breve intervento, il messaggio che volevo portare è fondamentalmente che non ci possono essere riforme senza cambiamento e cambiamenti senza riforme in un contesto della pubblica amministrazione, le due cose devono andare necessariamente insieme. Talvolta non accade, però c'è molto spazio per quest'area di collaborazione. Perché? Perché le riforme camminano sulle gambe di persone che sono nelle pubbliche amministrazioni, che devono condividere il senso della riforma, devono condividere il significato del cambiamento. E perché le riforme si attuano attraverso decisioni quotidiane che vengono per l'appunto prese da responsabili che devono avere la possibilità non solamente di dover adempiere a delle procedure, ma avere la possibilità di gestire quotidianamente le persone attraverso appunto un soddisfacente contratto psicologico. Grazie. Grazie mille alla professoressa Giannecchini per averci introdotto alla Lectio Magistralis e ad averci introdotto appunto all'argomento principe di questo nostro pomeriggio. Vi ricordo sempre che potete già scrivere e prepararvi alle domande. Ora voglio invitare il professor Renato Brunetta a salire sul podio, professore ordinario di Economia del Lavoro presso l'Università Roma Tor Vergata da maggio 2022, presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, ministro per la Pubblica Amministrazione nel Governo Draghi e ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione nel Governo Berlusconi IV, europarlamentare e parlamentare di Forza Italia dal 1999 al 2022. A lei la parola. Parrebbe di sì. Preferisce stare qui. Una cosa più colloquiale così. Dobbiamo accenderlo però forse. È acceso? Vediamo. Eccomi. Sì. Intanto grazie. E grazie perché per me questo è un ritorno. Sto facendo i conti. Sono passati 45 anni dall'ultima volta qui sono stato in questi luoghi, da giovane professore di economia del lavoro. Non ho cambiato, ho sempre fatto la stessa cosa nella mia vita. 45 anni sono tanti. Poi sono finito a Venezia, poi sono finito a Roma, e poi sono finito a fare il ministro. Due volte, sempre della stessa materia, la pubblica amministrazione. Ringrazio voi. Secondo me siete quasi eroici venire in una giornata come questa, col freddo, con la pioggia, a sentir parlare di pubblica amministrazione. Secondo me ha un tratto eroico una cosa di questo genere. Cercherò di sollevare un po' gli spiriti, trattando la materia con tutto il realismo di cui sono capace. Io penso di essere stato, ormai ho quasi 73 anni, fortunato nella mia vita, perché ho fatto il venditore ambulante con mio padre, poi ho fatto il professore in questa università, ho cominciato in questa università, poi ho girato Venezia, Roma, e poi ho avuto l'avventura di poter fare quelle cose per cui avevo studiato. Non capita a tutti questa fortuna. Io la consiglio a tutti, cioè di studiare tanto per poi fare, per cambiare il mondo, per migliorare la vita degli altri, per fare più giustizia sociale. Lascio a voi la motivazione.
perché è la cosa più bella che si possa fare. Studiare tanto, avere un mestiere, una professione, avere un mestiere, una professione e poi dedicarsi alla realizzazione delle cose che si sono studiate. Ecco, io questa fortuna l'ho avuta e ringrazio il destino che mi ha consentito di fare questo. L'ho fatto al Parlamento europeo in periodi cruciali per 9 anni in cui si stabilivano le regole della comunicazione digitale. Il roaming, cos'è mai il roaming? Accesso e interconnessione, le reti. È nata una nuova disciplina, l'economia della regolazione, beni pubblici. Se adesso c'è Italo che va sui binari dell'infrastruttura pubblica ed è un veicolo privato, è dovuto anche a questa rivoluzione. E se ci sono le reti telefoniche, è dovuto a tutto questo. Io mi sono trovato al Parlamento europeo a dover costruire la regolazione. Fui il primo a costruire un pacchetto di norme di accesso e interconnessione. Mi sono messo a studiare cos'era l'unbundling del local loop. Alzi la mano, chissà cos'è l'unbundling del local loop. 1 su 100. Lo spacchettamento del loop locale. Cos'è sta roba? Eppure dall'unbundling del local loop dipende la nostra comunicazione digitale. Il rame, la fibra, unbundling del local loop. Il roaming, l'ospitalità. Se uno ha una rete, è obbligato ad accettare dentro la rete un soggetto terzo che gli paga un affitto. Magari cerca di non farlo entrare e allora si realizza un conflitto. Roaming, unbundling. Stiamo parlando di modernità, modernità che uno studia nei libri di solito, no? I telai meccanici, il luddismo, pensa che queste cose siano costruite sull'iperuranio. No, sono le cose normali che sono successe in Inghilterra per primo, tra fine 700 e inizio 800, e bande armate di bastoni, i seguaci di un mitico Ned Ludd, mai esistito, andavano a spaccare i telai meccanici perché pensavano che avrebbero portato via lavoro ai tanti operai dei telai manuali. E sappiamo tutti com'è finita la storia. Via produttività, via prezzi, via mercati. E anche lì, chi ha vissuto quei momenti, chi si è visto spaccare le teste e i telai, magari se lo ricorderà con un po' di amarezza. E tutte cose che si vivono. Così, poi magari mi minacceranno di morte ancora, i Novax dei giorni d'oggi, dal giorno d'oggi. E non basta la notizia di ieri, che nell'arco di 5 anni... con le tecnologie dell'RNA messaggero, eccetera, si dovrebbe risolvere il problema del secolo o dei secoli, quello del cancro. Io ricevo 4-5 minacce di morte al giorno, perché ho voluto, assieme a Draghi, assieme al governo Draghi, il Green Pass. Ecco, questa è la storia che viviamo tutti i giorni, ed è la storia normale,
non richiede eroismi. Galileo se ne andò dall'insegnamento da questa università perché era pagato poco dalla Repubblica di Venezia. Firenze l'avrebbe pagato molto di più, solo che la Repubblica di Venezia gli dava la libertà di insegnare quello che voleva. E il Granduca lo consegnò all'Inquisizione. Non gli fece niente l'Inquisizione, sono tutte balle poi. A San Macuto non successe assolutamente niente, perché il Papa di allora era un grande estimatore di Galileo. Ma il motivo per cui Galileo abbandonò questa università furono i soldi. Aveva due famiglie con due gruppi di figli e quindi cercava uno stipendio più alto. Questa è la vita, è la realtà. Anche la realtà di un Renato Brunetta, amico di Gilberto, che considero mio maestro, Gilberto Muraro, ha fatto questo percorso. E il caso mi ha voluto insegnare in questa università da ragazzino quasi, economia del lavoro. E poi ho continuato con economia del lavoro. Non ho mai tralignato, da una parte sola avrebbe detto Giacomo Brodolini, dalla parte dei lavoratori, intendendo i lavoratori, tutto il mondo di quelli che producono reddito, producono ricchezza e che vogliono una giusta distribuzione del reddito e della ricchezza. Però siccome vi devo sollevare rispetto al vostro eroismo di sentire pubblica amministrazione, allora cerco di usare un linguaggio un po' forte. Ho molto apprezzato l'introduzione della collega, molto, davvero, non è vero niente, nel senso che la realtà è tutta diversa. La realtà è fatta di interessi, di violenze, di gruppi, di condizionamenti, di rigidità, di egoismi, di miopie. E hai ragione su questo. Riforma, cambiamento? Assolutamente no. Io nella mia prima esperienza di ministro ho voluto fare la grande riforma. Nella seconda esperienza ho detto mai più. Ho detto per questa seconda esperienza procederò per strappi. E ho usato questo termine, strappi. Perché se uno si mette a teorizzare la grande riforma, ci muore dentro. Affoga nel suo stesso liquido amniotico. Perché poi non ha il tempo per realizzare. Io per esempio quella grande riforma, grande per modo di dire, e non la realizzai per una semplice ragione, che un ministro delle finanze di allora, non dico il nome, mi disse: bambole, non c'è una lira, non ci sono i soldi per rinnovare i contratti. E siccome la mia riforma dipendeva dal rinnovo dei contratti di lavoro, non ho potuto attuarla. D'altra parte, come dar torto? Eravamo in piena crisi, quella dei subprime del 2008-2011, il nostro mandato finì con lo spread, perché poi il contesto era quello. Come fai a tirar fuori 7-8 miliardi di euro per rinnovare i contratti di lavoro? Blocchi dei contratti, blocco del turnover, la cosa peggiore che si possa fare è bloccare un contratto, bloccare il turnover. Eppure, avete visto i grafici, eppure si fa. E tutta la mia bella impianto di riforma è andata a farsi benedire. Trasparenza, total disclosure, produttività, le faccette, le emoticon, ve lo ricordate? No? La misura della produttività, la customer satisfaction, la soddisfazione dei cittadini. Bloccati i contratti, bloccato il turnover, saluti e baci. Questa è la realtà. Questa seconda volta invece, più saggio o più vecchio,
mi sono detto no, non voglio un'altra esogena che mi blocchi. Procedo per strappi, procedo per infrastrutture, procedo per cose concrete, cotte e mangiate, direbbero in televisione, che la gente possa vedere. Perché vedete, c'è una sindrome che coglie il riformatore, che è la sindrome della solitudine. Il riformatore è solo. Perché? La riforma normalmente colpisce i portatori di interessi attuali e quindi che saranno contro di lui. Ma la riforma non viene percepita dai destinatari della riforma, i quali dicono sarà anche vero, sarà anche bravo sto Brunetta, ma io non vedo nessun cambiamento e quindi sono freddo. Ha tanti nemici il riformatore e non ha amici ancora. Se poi cade il governo a metà, ha solo nemici. E io ho detto non voglio incappare nella sindrome della solitudine. Voglio fare cose che vedo. Anche perché era un governo di unità nazionale, per carità, presieduta da una persona straordinaria come Mario Draghi e così via, per cui la benzina c'era, la forza c'era, l'entusiasmo c'era, la credibilità c'era, però precari. E quindi ho voluto procedere per strappi, avendo però la consapevolezza di alcune regole fondamentali. I 3 milioni e 2, perfetto il numero. 3 milioni e 2 che sono i dipendenti pubblici che entrano tutti, mani, piedi, testa, capelli ed altro, che scarpe, dentro la nostra vita. Perché vuol dire salute, vuol dire scuola, vuol dire giustizia, vuol dire sicurezza, vuol dire cultura, vuol dire ambiente. Cioè tutti beni fondamentali per la nostra vita. Uno potrebbe anche vivere senza conoscere l'astrattismo piuttosto che il dadaismo, vive lo stesso, ma uno non può vivere se non conosce le regole in cui si forma un servizio pubblico come la sanità, come i codici di un ricovero, di un pronto soccorso, di una degenza, i ticket. La sanità è la nostra esistenza, è l'esistenza dei nostri genitori, dei nostri padri, delle nostre madri, dei nostri figli, la scuola. Ecco, questa è la pubblica amministrazione. E se quei signori che sono al pronto soccorso, che siano autisti di ambulanza, medici piuttosto che infermieri, sono poco contenti del loro contratto di lavoro. E questi si incazzano. E se si incazzano, riverberano su di te, sulla parte più debole, la loro, scusate il termine, non contentezza. E che dire degli insegnanti? E che dire dei poliziotti? E allora questo ci porta a una riflessione più generale. Ma cosa sono questi beni e servizi pubblici? In cosa differiscono dei beni e servizi privati che magari possono avere anche le stesse caratteristiche? E beh, il professor Muraro insegna. I beni e servizi privati hanno un prezzo. Possono escludere tra chi paga e chi non può pagare, e sono in competizione tra di loro. Il servizio pubblico, nelle sue infinite tipologie, semplifico molto, non me ne voglia Gilberto Muraro, il servizio pubblico non esclude, non deve escludere, non può escludere. E quindi la luce del faro è per tutti, per tutte le navi.
e non per la nave dei contrabbandieri, che non paga ovviamente le tasse, e anche la nave dei contrabbandieri usa il segnale del faro, la luce del faro. E quindi il bene servizio pubblico è un bene fondamentale nelle società complesse, perché vuol dire che è un bene di esistenziale, di base. Non è detto che questo bene o servizio pubblico debba essere prodotto da pubblici dipendenti, perché ci sono molti casi in cui beni e servizi pubblici o regolamentati sono prodotti da operatori privati. Anche se poi l'esito non è molto differente. E allora il problema è: ma siamo contenti di questi beni e servizi pubblici che richiedono 3 milioni e 200 mila persone, che richiedono 140-150 miliardi l'anno di massa salariale? Siamo contenti? È il costo giusto? 140-150 miliardi per 3 milioni e 2? E il costo giusto rispetto a che cosa? Rispetto al mercato, ovviamente. E si può fare questo parallelo? Cioè valutare il costo di un medico pubblico rispetto al suo servizio che rende e così via. È giusto? È sbagliato? Vedete, nel settore pubblico, nella produzione di beni e servizi pubblici, non valgono purtroppo le stesse regole che nella produzione di beni e servizi privati. Perché nella produzione di beni e servizi privati c'è il mercato, c'è la segnaletica del mercato. Prezzi, quantità, soddisfazione. Exit, voice, loyalty, direbbe Hirschman. E cioè, se tu vai in un negozio in cui il commesso è sgarbato, non ci torni più. Exit. Giudichi con i piedi. O se qualcuno ti vende qualcosa che non va più in un supermercato, protesti. Voice. E cioè il rapporto di fiducia. C'è la stessa segnaletica nei servizi pubblici. In astratto sì, nella realtà no. Perché se tu vieni ricoverato in un ospedale, l'ospedale non è efficiente e non ti dà la qualità, che fai? Ti prendi la tua flebo e te ne vai da un'altra parte? O cambi la scuola del tuo bimbo e vai da un'altra parte, magari vai dalla padella alla brace? La soluzione: privatizziamo tutto. Bella stupidaggine. È una soluzione che non risolve assolutamente niente, perché i beni e i servizi pubblici hanno bisogno di alcune caratteristiche di non esclusione. E se tu privatizzi, ci metti il prezzo, ma il servizio non è più pubblico, non è più un bene pubblico. E quindi la caratteristica della non esclusione deve rimanere. E allora come fai? Introduciamo la segnaletica del mercato. Brunetta 1. Ero tornato dalla Cina, in Cina era pieno di emoticon, le faccette, in tutti i luoghi, pubblici e privati. Anni 2008, 2009, 2010. Ho detto, se lo fanno in Cina, facciamo anche noi. Una battaglia furibonda. Avevo cominciato con le poste, per mettere le faccette. Perché? Perché dopo ogni transazione, si chiamano così, cioè ogni contatto con lo sportello, con il pubblico, uno ci metteva faccetta rossa, faccetta arancione, faccetta verde. E poi ci poteva anche scrivere qualcosa. Uno dice, sì, tanto non serve a niente. Non è vero. La customer satisfaction si fa così.
Nel mercato si fa così. Giudicare con i piedi è questo. Polemiche all'inverosimile. Eppure questa è la strada per introdurre segnaletica di mercato, se vuoi. E intanto non chiamarli più utenti, ma clienti, i cittadini. Perché utenti è già una cosa ibrida. E cominciare tutti contro. Contro i sindacati, contro la politica. C'era Repubblica che mi dedicava articoli forsennati un giorno sì e l'altro pure. Perché avevo osato dire che dei 3 milioni e 2, erano anche allora 3 milioni e 2, la più parte era gente seria, però c'era una grande quantità di fannulloni. Non l'avessi mai detto. Cioè di fancazzisti. Che tutti sanno esistere. Che tutti noi sappiamo esistere. Scusate il termine, ma è un termine tecnico. E tale Francesco Merlo, grande editorialista, mi ha dedicato un libro, perché avevo osato dire che dentro la pubblica amministrazione c'erano i fancazzisti. Ma non sono, come dire, nati dentro la pubblica amministrazione. È il meccanismo in sé che produce questa categoria, che non è dello spirito, ma che è della realtà. Se tu non hai un sistema di controllo esogeno della produttività, perché so parlare anche forbito, di controllo esogeno della produttività, è chiaro che tu devi puntare o sul senso di responsabilità, che c'è, è presente, è maggioritario, ma che non è universale. Il giorno in cui, per le assenze brevi, assenteismo, ho introdotto un fi che era nient'altro che il venir meno della componente produttività, se sei a casa non sei produttivo, e della componente mensa, 6 euro al giorno per le assenze brevi, di quelli che si fanno le assenze sistematiche, scientifiche, settimanali, mensili, eccetera, eccetera. Bene, è diminuito l'assenteismo del 30, 40, 50%, 60% e fui additato chi santo subito perché avevo sanato il popolo dei lavoratori pubblici, chi invece che ero un distruttore di famiglie e di lavoratori. D'altra parte, perché devi avere il buono mensa se sei a casa? Perché devi avere il buono produttività se sei a casa e fai delle assenze sistematiche? Via io, tolto questa sanzione, tutto è ritornato come prima. È accettabile l'assenteismo sistematico? È morale l'assenteismo sistematico? Perché sapete cosa vuol dire l'assenteismo sistematico? Che tua madre, tuo padre, tuo figlio, ricoverati a scuola, eccetera, non hanno i servizi che sarebbero loro destinati. Perché? Perché una componente irresponsabile, detta fannulloni, detta fancazzisti, detta assenteisti, ruba quel pezzo di stipendio. Dire queste cose è bestemmiare? Non credo. Le ho dette. Vivo con la scorta da 35 anni. Perché questo è il paese reale. Ciò nonostante, si va avanti e si continua. E il caso ha voluto che Draghi mi chiamasse a fare questa seconda esperienza di ministro. Le ho detto, niente. Grande riforma, ma procediamo per strappi. E devo dire, la cosa ha funzionato, magari voi non ve ne siete accorti, e questo purtroppo è la sindrome, ma la cosa ha funzionato perché, per esempio, sono riuscito a sbloccare i concorsi.
Prima di me, per fare un concorso, ci volevano 2 o 3 anni. E c'erano, si erano accumulate stratificazioni generazionali di giovani concorsisti che di mestiere facevano i concorsi. Che facevano i concorsi con i quiz e non studiavano le singole materie, ma studiavano i quiz risolti. Forse non lo sapete tutto questo, i giovani lo sanno. Libroni così di quiz risolti, imparati a memoria, con il sistema SLV. Sapete cos'è il sistema SLV? Se la va. Cioè tu fai qualsiasi concorso per il quale hai studiato le domande e le risposte e se sei fortunato, ce la fai. E vi pare una cosa seria tutto questo? Preso un decreto Covid, ci ho infilato dentro una riforma dei concorsi, tolto i quiz preselettivi e informatizzato tutto, dal bando alle domande ai risultati. Oggi c'è una quantità di concorsi pubblici, 3, 4, 5, 6 all'anno per ogni singola amministrazione, 100 giorni. 100 giorni. C'è, funziona. Dopodiché facciamo i concorsi, sistema informatizzato, nessun broglio, nessun imbroglio, nessuna raccomandazione, nessun giochetto con la scrittura, con i colori. E dopodiché, doccia fredda, ottengono il punteggio minimo, mediamente il 5% dei partecipanti. Perché? Chiedetelo alla scuola, chiedetelo all'università. Oppure quelli che vincono si dimettono e saltano in un altro posto che hanno vinto perché lo stipendio non è sufficiente. Comprensibile, certo. Brunetta ha fallito nei concorsi, ma perché se un concorso dà il 5% dei vincitori il fallimento? Io piuttosto penso che un concorso fallisce quando dà il 100% dei vincitori. Strappi. Strappi. Strappi avendo anche un po' di consapevolezza che di mestiere faccio il professore. Intimorisco qualsiasi sindacalista, qualsiasi collega, giovane o meno giovane, perché le cose le ho studiate, le ho fatte. A San Valentino c'ero io, San Valentino Scalamobile, c'ero io. Politica dei redditi, accordo Ciampi, 93, c'ero io. Insomma, un po' di storia l'ho fatta, quindi ecco l'importanza di studiare. Studiare, diventare bravi, forti e non aver paura di nessuno, non aver paura di manifestare le proprie idee. Concorsi, accesso, sbloccati tutti. Sì, ma poi devo trovare lo spazio per raccontarvi del PNRR. Ma come si fanno i concorsi? Chi fa i concorsi? Come si viene a conoscenza di un concorso? Passaparola. O ci sono i professionisti dei concorsi, quelli che si leggono tutte le gazzette ufficiali, o il passaparola. Ma è possibile che non ci sia un altro strumento un po' più moderno? Lo strumento c'è. Si chiama LinkedIn. Alzi la mano che chissà chi cos'è LinkedIn. Sì, pochetti, ma insomma. LinkedIn è il network, social network mondiale di proprietà di Microsoft, tanto per essere chiari, in cui ci sono tutti i curricula di tutti
quelli che vogliono mettere il proprio curriculum, professionisti del mondo. Se tu cerchi un avvitatore di viti storte in Tungsteno dell'Alta Val Brembana, batti queste caratteristiche, e se c'è mai al mondo un avvitatore di viti storte dell'Alta Val Brembana, lì lo trovi. Allora mi sono detto, ma perché questo c'è nel mercato? Microsoft è proprietaria della piattaforma, andate a vedervi LinkedIn. E perché non può essere fatto nel settore pubblico? Chiamo Microsoft, perché si fa così, eh? E me lo fate anche a me nella pubblica amministrazione? Me l'hanno fatto gratis. Cioè mi hanno dato la licenza del sistema, una primaria azienda pagata, ha messo in piedi, attualmente ci sono 7 milioni e mezzo. Il professor Muraro non sapeva l'esistenza di LinkedIn pubblico, che si chiama INPIA. Mi hanno regalato il logo di IN, io ci ho aggiunto PIA. E adesso ci sono 7 milioni e mezzo di CV dentro INPIA, con i quali abbiamo alimentato tutte le assunzioni del PNRR. Grande capitolone. Uno dice, nel passato c'era il Brunetta del 2008, del subprime, la crisi, trasparenza, eccetera, e il Brunetta di Draghi è un Brunetta che nasce sotto lo stigma del PNRR. Tutti sanno cos'è il PNRR, che guardate, è una grande occasione, non è una cosa brutta e cattiva, è un contratto. Dove un'entità che di solito noi abbiamo o mitizzato o demonizzato, sbagliando nell'uno o nell'altro caso, l'Europa, ce lo chiede l'Europa. Questa famosissima frase, ce lo chiede l'Europa. No, l'Europa ci dice col PNRR, vuoi fare un contratto con me e ti do 70 miliardi regalati e il complemento a 191 a prestito con la AAA, quindi pagati poco? Sì. Devi fare tot riforme e tot obiettivi, target, milestone, sembra Fly, Flintstone, Wilma, ma sono terminologie dell'organizzazione aziendale, eccetera. Sì, ci hanno regalato quasi 70 miliardi, purché è un contratto, facessimo le riforme. A questo punto, piatto ricco, mi ci fico. Nella pubblica amministrazione c'erano delle cose da fare, tipo contratti, rinnovare i contratti, rinnovati tutti i contratti. Tipo sbloccare i concorsi, fatto. Tipo informatizzare i concorsi, fatto. Tipo prendere dipendenti per l'attuazione del PNRR con contratti a termine. Questa era la condizione del PNRR, perché il PNRR finisce nel 2026, tu non puoi assumere a tempo indeterminato, perché sennò dopo chi li paga? L'altro giorno un giornale straordinario, bellissimo, fetente, quotidiano, dice i peggiori ministri, devo dire sono stato felice di essere in così straordinaria compagnia, Brunetta e Cartabia, perché Brunetta ha fallito sui concorsi perché la gente si dimette, va da una parte o dall'altra, e ha fatto solo contratti a termine. E caro giornalista che hai scritto, anche vice direttore, dovresti sapere che il PNR prevede questo, perché il PNR finisce nel 2026. E quindi se tu hai bisogno di 1000 professionisti per la semplificazione nelle regioni, noi li abbiamo scelti da INPIA, e questi professionisti non possono che essere con contratto di natura professionale, quindi a termine. Perché pensi di prenderti un professionista specialista a un determinato salario? Non te lo puoi... Insomma, banalità. Il PNR è questo. Il PNR ci ha consentito di fare strappi straordinari. Poi non è vero il ritardo, non ritardo, è successo di tutto dall'inizio del momento Hamilton. Vedete, vediamo se c'è.
non è che vi mostri i miei soldi, vediamo se li ho. Allora, nel biglietto da $10 è effigiato un signore, Alexander Hamilton. Chi era costui? Segretario al Tesoro del primo governo federale degli Stati Uniti dopo la guerra di liberazione nei confronti degli inglesi. Li avevo i $10, non so dove sono. Vabbè, poco male. E ci sono solo due personaggi che non sono stati presidenti degli Stati Uniti nelle banconote. Uno è tale Ben Franklin, quello dei fulmini, del parafulmine, e Alexander Hamilton. Allora, Ben Franklin lo conosciamo, Alexander Hamilton un po' meno. Cosa ha fatto Alexander Hamilton? A tutti gli stati americani che si erano rivoltati contro gli inglesi, che si erano indebitati alla follia e che facevano dei bidoni forsennati emettendo moneta senza copertura aurea, avevano i bauli di monete d'oro, solo il primo strato, il resto erano chiodi, a giustificare la quantità di moneta in circolazione. Siamo alla truffa, alla bancarotta, cioè all'iperinflazione e così via. Bene, cosa disse agli stati che si erano liberati dagli inglesi? Vi prendo io il vostro debito e lo concentro nel governo federale. E sarà il governo federale a emettere titoli e copertura. Tutti felici, tutti sono corsi. E quello è il collante che ancora oggi tiene insieme gli Stati Uniti d'America. Si disse allora, quando anche la Merkel, in piena pandemia, disse qui serve uno scatto di reni, lei che aveva pochi mesi prima detto non ci sarà mutualizzazione del debito a livello europeo, dovrete passare sul mio corpo, corpo non da poco, e devo dire grande statista che è cambiato in ragione del cambiamento esterno, e si inventa Next Generation EU, bellissima sigla, bellissima concetto, Next Generation EU, mutualizzazione almeno pro tempore del debito. 2026. È l'Europa che va sui mercati, si indebita con la AAA, quindi paga poco, e dice agli Stati membri, chi vuole prende parte di questi prestiti sulla base di un contratto, e una parte di questi soldi sono dati a fondo perduto. Se lo volete, chi non vuole, no? Noi ne abbiamo preso 191 miliardi, 140, 138, 140 loans e gli altri grants. Ecco, e da lì nasce il PNRR, e dentro il PNRR c'è un capitolo pubblica amministrazione, il piatto ricco micifico, ce lo dice l'Europa, lo facciamo, abbiamo trattato forsennatamente dalla mattina alla sera, di notte, di giorno, con l'Europa. Abbiamo scritto il testo, abbiamo fatto approvare le leggi relative, di solito si approvavano di notte e chiamavo Mario Draghi di notte. Mario, è passata. Bravo Renato, bravo. Perché sono passate varie leggi fatte per decreto, eccetera, eccetera. Questa è il riformismo. Avere anche la fortuna di avere un PNRR che ti dice le riforme, che ti dà il drive, che ti dà la forza, e poi implementarla. E vuol dire MPA, e vuol dire informatizzazione. Sono contento di tutto questo? Non del tutto. Per una semplice ragione, che il vero drive di tutto, la bacchetta magica, o il vento che scardina, che cambia e che non fa tornare più indietro,
Sì, certo, le singoli cambiamenti, le singole riforme, ma è un'altra cosa. È questa onda della transizione digitale. Solo con la transizione digitale si spazza via tutte le incrostazioni di miopia, di egoismo, di sindacalizzazione, le segnaletiche. Se avessi la bacchetta magica, cloud per tutti, subito. Interoperatività, la messa in comune delle banche dati. Voi pensate, adesso non mi ricordo esattamente il numero, in Italia ci sono almeno 10.000 banche dati pubbliche che non parlano tra di loro. Perché ogni banca dati è un piccolo monopolio di potere, di funzionalità e di efficienza. E se dice uno, dammi la tua banca dati, mettila nel calderone con interoperabilità, eccetera, eccetera, mi dicono di no. E allora ci vuole il mega cloud, il super cloud, spazza via tutto e si fa la banca dati unica. D'altra parte però è anche comprensibile una banca dati di un'azienda sanitaria. Vuol dire cittadini, clienti, vuol dire soldi. Perché devo metterla in comune con l'ASL vicina? Questa è la pubblica amministrazione. E allora se qualcuno mi dicesse, se avessi la bacchetta magica, io direi accelerazione, assoluta accelerazione della transizione digitale. Quella ti cambia tutto. Ti cambia le teste, ti cambia l'animo, ti cambia gli egoismi, cambia tutto. Facile a dirsi, difficile a farsi. Anche perché ci sono due condizioni perché il cloud possa essere dirompente e non produttore di squilibri. La semplificazione e il capitale umano. Cioè tu devi reingegnerizzare, semplificare i procedimenti e le procedure complesse. E devi dotare la pubblica amministrazione di capitale umano. La collega prima ha mostrato. Purtroppo non hai sempre detto i livelli di scolarizzazione, poco. E tanto mi sono messo a far iscrivere tutti i non laureati. Ho fatto un programma 110 lode. Alzi la mano chi conosce il programma 110 lode. Nessuno. Uno. Vabbè, tu non conti. Detto questo, perché? Facendo gli sconti di tutti, con le università, offerte, di tutto. Perché? Perché un percorso di carriera solo col diploma, un percorso, come dire, non pieno, ho fatto in modo, ho cercato di far laureare tutti. Così come Syllabus, il programma di formazione professionale con autovalutazione. Strappi. Non è semplice. E bisogna metterci i soldi. Un contratto, un rinnovo del contratto, ti costa 8 miliardi. E gli 8 miliardi oggi, ad esempio, non ci sono. E allora tu riesci a chiedere a 3 milioni e 200 mila persone che non hanno rinnovato il contratto di fare i corsi di autoformazione con autovalutazione, devi iscriversi all'università? Per diventare più bravi? O di reingegnerizzare le procedure? Ecco, questa è la realtà. Senza contare che poi quelle persone sono i medici, gli infermieri, i professori, gli insegnanti, i poliziotti, i carabinieri, gli impiegati. Per non parlare poi di un'altra... Ditemi voi quando devo finire, perché io vado avanti fino a domani. Ma non voglio essere... Ma poi un'altra esogena, no? Allora ci fu, devo dire, dimmi tu... 5 minuti. Allora vi dico un'altra esogena, perché evidentemente sono fortunato, ma ho anche un po' di sfortuna. Allora ci sono stati i subprime, la crisi finanziaria, lo spread, eccetera, eccetera. E questa volta c'è stato il Covid. La pandemia.
La pandemia, soluzione alla pandemia, smart working. Allora, io non ho niente contro il lavoro a distanza, smart working, piattaforme. Ho qualche dubbio sull'applicazione dello smart working nella pubblica amministrazione, soprattutto per la fornitura di quei servizi che richiedono la presenza. Vi vedete voi una signora anziana, detta anche vecchietta, che compulsa un computer e che chiede e le viene risposto da remoto sul perché non le hanno pagato la pensione? Ve la vedete? Ma sapete che in tutto il mondo, sia nel settore privato che nel settore pubblico, il grande problema dopo la pandemia è stato quello di far tornare la gente a lavorare in presenza, anche nell'università. I signori colleghi professori, per non parlare di tante altre categorie. E allora lì, battaglia, e questo si giustificano le minacce di morte, ma insomma, ormai sono abituato. E perché ho detto basta, se c'è una piattaforma efficiente di valutazione di efficienza, produttività, con sistemi sicuri, ricordiamo tutti l'hackeraggio al sistema razziale della sanità, eccetera, eccetera, perché è fatto su un telefonino e si sono infiltrati in tutta la banca dati della sanità del Lazio. Cioè, non si improvvisa lo smart working con il telefonino appoggiato sulla bottiglia di latte. Ho detto questa cosa in televisione, apriti cielo. Perché era così. La stragrande maggioranza dei dipendenti pubblici e anche privati che facevano smart working da casa facevano questo, appoggiavano il telefonino sulla bottiglia di latte in cucina. Non dovevo dirlo. Ecco, vedete, però uno strappo e onestà intellettuale anche dirle queste cose. Il che vuol dire che abbiamo tutti imparato a fare le teleconferenze. Abbiamo tutti imparato. Lo facciamo in modalità da remoto e in modalità in presenza. Abbiamo tutti imparato questa grande, enorme lezione. Però attenzione, se vogliamo stare vicini alla gente, ai bisogni della gente, e il bene o il servizio prodotto deve essere al massimo livello possibile. Ecco, questa è la mia esperienza. Uno può dire, sei contento? No, non sono stato contento che è caduto il governo prima delle elezioni che dovevano essere ad aprile-maggio, cioè un anno dopo, ma insomma la democrazia ha anche le sue esigenze, nel senso che non è sempre possibile procedere per governi tecnici o per governi di unità nazionale e così via. Sei contento degli strappi? Questo sì, perché gli strappi sono delle infrastrutture che restano. Resta la digitalizzazione dei concorsi, resta la banca dati, resta in PA, resta il fatto che non c'è più la gazzetta ufficiale. Vi do questa notizia: non c'è più la gazzetta ufficiale su cui si devono pubblicare i concorsi, che il comune di Vattelapesca cerca due ragionieri, non deve più pubblicare sulla gazzetta ufficiale. Ecco, queste cose restano. Il resto, restano anche le incrostazioni, tutte. Le incrostazioni della politica, le incrostazioni del cattivo sindacato, della cattiva burocrazia, della cattiva regolazione legislativa, delle cattive leggi scritte male, tutte restano. E allora lì, di notte, io sogno il cloud. Cioè, sogno la mano di Dio che spazza via tutte queste miopie, questi egoismi, tutto questo, perché è talmente forte, talmente potente, per cui alla fine il mio sogno è che nelle pubbliche amministrazioni arrivino le domande
e ci debbano essere le risposte con i tassi di misurazione di effettività, di produttività impliciti, che non ci debbano essere più, come dire, le procedure complesse, ma che tutto sia internalizzato, che tutte le banche dati siano messe insieme. Vedete, faccio questi sogni perversi, altri fanno altri sogni, io faccio questi sogni perversi di un cloud, pensate, niente di sexy, il cloud non è roba sexy, quindi che tutte le banche dati possano dialogare tra di loro, che i cittadini, un'ultima cosa vi dico che è la più bella, che i cittadini più deboli, più fragili abbiano la stessa possibilità di esprimere i loro diritti. E su questo io mi sono battuto per un progetto straordinario che è in corso, il progetto Polis. Alzi la mano di chi conosce il progetto Polis. Uno, due, tre. Il progetto Polis è un progetto di Poste finanziato dal PNRR, voluto dalla dirigenza di Poste e da me, che porta dei luoghi con umani dentro e con tutta l'accessibilità ai servizi della pubblica amministrazione nelle zone periferiche del paese, per accompagnare, per prendere in mano la gente e dire: signora, venga che le spiego io come si fa. Dovrebbero essere 7.000 uffici, 7.000 luoghi in tutte le periferie del paese. I primi 20-30 sono già stati fatti. E devo dire, il presidente Mattarella, straordinario presidente, alle due ultime convention di Poste è venuto proprio per questo progetto Polis. Mi dispiace che non sia conosciuto di più. Ecco, questi sono gli strappi che cambiano il paese. Sempre il solito può dirmi: sì, ma la gente adesso è più contenta o meno contenta? Non so dare una risposta. Dico solo che il processo è ancora molto lungo e che attiene purtroppo i vizi storici del nostro paese. Non premiare il merito. Pare che il merito sia una bestemmia, ma merito vuol dire giustizia. Merito vuol dire giustizia sociale, merito vuol dire premi e punizioni, merito vuol dire non l'eccesso della meritocrazia, già il concetto di crazia, kratos, dalla violenza, no? Che però è anche la base di democrazia, non dimentichiamolo. Ma il merito come chiave di gestione dei servizi pubblici e dei beni pubblici. Altrimenti c'è il mercato, santo mercato, che ogni tanto però, come sappiamo, fallisce anch'esso. Per questo, da queste mie due esperienze di ministro della pubblica amministrazione, posso dire che sono molto contento dell'esperienza umana, professionale, ho applicato le cose che avevo studiato e così via. Sogno sempre il cloud la notte. Si fermi qui. Sono qua. Allora, la faccio riaccomodare e chiamo qui la professoressa Gianecchini, perché appunto ha in serbo per lei delle domande, degli strappi, diciamo così, anche arrivati dal pubblico, quindi lascio a voi la conversazione. Allora, abbiamo un po' di tempi brevi, quindi proverò, comincio con una domanda io. Ci ho parlato, quindi, la prima esperienza, grande riforma, nella seconda esperienza di ciò imparato, andrò avanti per strappi. Se ci fosse una terza esperienza, no, per carità, non ci sarà, ma cosa, il processo di apprendimento per arrivare magari al cloud, quale sarebbe il modo? Per io ho avuto un bellissimo rapporto, anche perché era mio compagno di banco, con un signore lungo, bravo, mio collega, si chiama Colau,
e devo dire, se potessi avere un pensiero di fare più cose assieme a lui, perché lui è l'uomo del cloud, perché contrariamente al primo passaggio, nel mio ministero allora c'era anche l'innovazione, in questo per ragioni varie l'innovazione è stata tolta, è stata data però a uno più bravo di me nel settore, quindi bene così. Ecco, se tornassi indietro e potessi avere, poter lavorare più con Colau, perché appunto sogno il cloud, sogno l'universalità delle banche dati, sogno queste, come dire, forzature che però ti cambiano veramente, senza personalizzazioni. Quando io ho sempre questo esempio, se si cambiasse la corsia di marcia, no, dalla destra alla sinistra, dalla sinistra alla destra, queste cose si fanno in una notte. Cioè, se l'Inghilterra cambiasse il suo sistema, non potrebbe farlo un po' alla volta. Immaginate cosa succede, potrebbe succedere se si cambiasse ai giorni pari, ai giorni dispari, gli incidenti, si fa in una notte, si fa lo strappo. E noi abbiamo bisogno di mega strappi legati alla transizione digitale. Questo sì, questo è, se io tornassi indietro, oppure se ci fosse, non ci sarà perché sono vecchio, quindi se ci fosse un'altra occasione di costruire le condizioni per un mega strappo unico, one shot. Cloud, sapete tutti cos'è il cloud, no? Sì, cioè un sistema unificante che obbliga famiglie, imprese, amministrazioni a regole comuni e a comportamenti omogenei di reattività. Mille proteste, altro che luddismo, ci sarebbe l'ira di Dio, no, non siamo pronti, come con la fattura elettronica. Vi ricordate sulla fattura elettronica? Le resistenze, eppure è il futuro, era il futuro, è il futuro. Allora, queste cose vanno fatte strap, come dice la pubblicità, strap. E quello, secondo me, accelera i processi di cambiamento. Dopodiché hai ragione tu, ci vuole l'accordo, il contratto, il convincimento, il capitale umano, la semplificazione, la reingegnerizzazione, eccetera. Però ci deve essere questo vento, vento fortissimo che è dato dalla transizione digitale. C'è proprio una domanda che rimane sulla tematica tecnologica e che ci porta a ragionare su nuove tecnologie, intelligenza artificiale, ChatGPT, questi grandi cambiamenti. E la persona che pone la domanda suggerisce come molte di queste tecnologie possono andare a sostituire compiti che adesso vengono svolti da delle persone. Io ho visto una cosa che non mi è piaciuta per niente, questo appello dei, non so quanti erano, scienziati, eccetera, per favore blocchiamo l'intelligenza artificiale. Mi è sembrata la più grande cazzata della storia, della scienza e dell'umanità. Scusate il termine, ma quando ci vuole, ci vuole. Come se tu potessi fermare l'evoluzione tecnologica. Perché è pericolosa. Ma io l'ho messa, prima che l'autority la bloccasse, l'ho messa, ho messo narcisisticamente il mio nome. C'erano delle cose giuste, delle stupidaggini, delle cose prese di qua, prese di là, ma stava imparando, poveretta, no? Intelligenza AI, stava imparando. E avere a disposizione una AI e tu la blocchi? Ma sei pazzo, altro che Ned Ludd, qui siamo a un neoluddismo becero. Ma quello è il futuro, e va gestito, va organizzato, va controllato, certo, ma quello è il futuro. Io volevo, ma non ci sono riuscito, ecco questo. Io volevo fare un'Alexa per la pubblica amministrazione, c'ero quasi riuscito. Sapete tutti cos'è Alexa, sì? E ci sono tutti gli elementi per farla. E cioè, si sarebbe chiamata Elena, nome di mia madre. Elena, tutto a posto per la mia pensione? Avendo tu già codificato il tuo termine. Sì, tutto a posto.
oppure no, guarda che quest'anno o questo mese non te la pagano, oppure Elena, mi iscrivi mio figlio Davide all'asilo? No, non è possibile perché tu hai superato il reddito. Ecco, ci sarebbero tutte le possibilità per fare questo device a casa, gratuito, per dare delle risposte di questo tipo. Ma che impatto potrebbe avere proprio queste forme di cambiamento? Abbiamo visto prima appunto i numeri, siamo partiti da questi grandi numeri. Che impatto potrebbe avere su future assunzioni? Parliamo di decine di migliaia di nuove assunzioni pianificate, previste per i prossimi anni, però appunto di persone che per ruoli che in parte potrebbero essere proprio sostituiti da questa Alexa. E la risposta, chi ha la possibilità di pianificare risposta, in questo è la risposta senso. Ai luddisti. Quando aumenta la produttività, quando aumenta l'efficienza, quando aumenta la customer satisfaction, aumenta il PIL, aumenta il reddito, aumenta la crescita, e quando tutto questo aumenta e aumenta la distribuzione del reddito, non c'è più problema. Mi dite a che serve un pubblico dipendente a 1200 euro al mese, senza cultura, senza formazione, scontento, che produce cose di basso qualità, di basso livello? Mi dici a cosa serve quell'uno dei 3 milioni e 200 mila? Non serve a niente. Viva Elena, quando mai ci sarà, viva il cloud che mi spazzano via queste burocrazie. Tanto adesso, scusate, chi è che usa? Lo fa mia moglie. Vinted. Conoscete questa sigla? Sì, vedi i giovani. Allora, no, queste sono cose divertenti. Vinted, professor Costa. Vinted è una enorme piattaforma mondiale, globale, tra l'altro viene da un paese Estonia, Lettonia o Lituania, non mi ricordo, in cui una tua cosa usata tu la metti nella piattaforma, metti un prezzo, tutta una serie di controlli, tratto molto seri, molto bene, ma la cosa più bella di Vinted non è tanto questo l'idea, è il delivery. Usano delivery distribuiti nel territorio, la tabaccheria sotto casa, il supermercato, adesso il supermercato lo usa anche Amazon, diventano poli di destinazione e di origine di destinazione del delivery. Pensate cosa vuol dire questo. Io mi ero inventato le tabaccherie per fare i certificati. 40.000 tabaccai. Totem, già sono cablate le tabaccherie per giocare all'Enalotto, Super Enalotto, mica per cose banali, roba seria. Super Enalotto, il gioco. E tutte le tabaccherie del regno sono cablate. Se a quel totem del cosa importantissima, straordinaria, fondamentale che è il gioco, tu metti vicino, c'ero anche riuscito, un totem con i certificati di residenza, persino col passaporto, fattibilissimo, l'avevo fatto con la Fiat, fattibilissimo. E questo è il cambiamento, perché non hai più bisogno degli sportelli, non hai più bisogno dell'ufficio comunale, non hai più bisogno delle poste, non hai più bisogno della questura. E questo è il cloud, il sogno. E una volta che tu hai, che attorno a casa mia a Roma ci sono 4-5 posti che spediscono e che ricevono gratis, cioè con il servizio incorporato, una cravatta 15 euro, una cintura 23 euro. Cambia il mondo, cioè cambiano i luoghi dove avvengono le cose, persino cambiano i grandi, le grandi società di HL. Voi lo sapete che Poste Italiane è costretta a utilizzare le società private per distribuire i prodotti Poste? Di solito sono quelli che non mi sentono, sono quelli meno efficienti di solito. Cioè tutto questo cambia il mondo.
E allora noi abbiamo bisogno di queste ventate, perché se tu il passaporto non devi più penare, ma lo fai in tabaccheria, lo fai al supermercato. E la tecnologia c'è tutta. La mia Elena era possibile, non ho avuto un po' di soldi, non ho avuto il tempo per farla, ma è già possibile. Pensate, roba usata, piattaforma mondiale, venduta, contabilizzata, certificata. Pensate il valore aggiunto in termini di soddisfazione. Tu hai 7 borse, 7 cinture, 7 foulard, signore e signori, e li collochi, qualcuno se li ciuccia, se li prende e tu godi e ti prendi quello che non sei mai potuto permettere perché costava tanto e lo trovi. Pensate cosa vuol dire dal punto di vista della transazione commerciale, il tutto perché c'è la piattaforma. Tra l'altro devi fotografare il bollino, la garanzia, e c'è l'intelligenza artificiale che ti controlla che il capo non è contraffatto, che è una cravatta marinella vera. Scusate, uso questo per tirarvi un po' su. Cioè, questo c'è già. Ed è tutto legato al cloud, tutto legato alle banche dati, tutto legato alla rete. Per non parlare del fotovoltaico. Ieri ho prodotto a Roma 100 kWh dal mio tetto. Bella giornata di sole. Io non avevo mai saputo quanto consumavo un ferro da stiro. Le signore magari lo sanno, i signori orrendi come me no. Adesso vedo che se passo dal consumo 3 al consumo 4 kW c'è qualcuno che usa il ferro da stiro. Cioè, ci cambia la vita. Ecco, questo è il vero cambiamento. E che non è fatto in solitudine. Cioè che c'è il pensatore che riforma, che sta anche antipatico poi alla fine normalmente, no? Il pensatore che riforma, che guarda gli altri dall'alto in basso, io non potrei, ma non importa. Ma è la vita stessa che ti cambia, mettendo dentro delle innovazioni forti, dei drive forti di cambiamento. Ecco, per questo sono fiducioso, sono ottimista. Più che sugli uomini. Mi inserisco proprio su questo, magari per fare un'ultima domanda, perché sui tempi abbiamo già un po' sforato, ne erano arrivate altre, ma faccio proprio questa che riguarda forse proprio il futuro, nel senso, guarda un dato attuale, che è il dato quello sul livello di conoscenza della tecnologia, l'indice DESI, no? Che ci dice quanto in Italia abbiamo delle conoscenze informatiche di base, e sappiamo che l'Italia purtroppo non eccelle in questo senso. Però lei appunto stava dicendo sono fiducioso, quindi quale può essere poi, insomma, se abbiamo il cloud, se ci sono queste tecnologie, come magari aiutare la popolazione oppure i dipendenti pubblici, perché di questo stiamo parlando, per accrescere le loro conoscenze e magari appunto arrivare a quello atteso. La scuola. Io ho un altro sogno, sempre perverso, oltre quello del cloud, di insegnare l'economia in ogni ordine e grado, in tutte le scuole. L'economia, la finanza, meglio un tasso fisso, un tasso variabile. Così evitano anche di chiederlo a me, che ho le scatole piene, sul tasso fisso e tasso variabile, tanto non c'è differenza, sono uguali in ragione dell'orizzonte temporale considerato, ed è un tasso di fortuna o sfortuna che uno possa incappare. Insomma, questa è la risposta, ma non è questo il punto. Noi siamo degli ignorantoni dal punto di vista economico e finanziario. E bisognerebbe tornare alla saggezza delle nostre mamme, al mercato. Mia mamma, povera mamma, andava all'ora delle tirchie, cioè per prendere l'uva un po' manipolata, perché davano 2 chili per 1 chilo, perché avevi l'occasione. E questo c'è in tutti i supermercati, cioè avere la capacità di lettura dei fatti economici molto più alta di questi, naturalmente in parallelo la lettura della transizione tecnologica.
Questa è la nostra vita. E una volta i ragazzini sapevano tutte le formazioni delle squadre di calcio. Me le ricordo ancora io, Sarti, Bugni, Facchetti, Bedinguer, Neri, Picchi, Jair, Mazzola, Peiro, Suarez e Corso. Me le ricordo ancora, no? Era l'Inter del 66, mi pare. E poi magari non conosciamo le basi del linguaggio informatico. Ecco, questo è la scuola, quindi il sogno, non solo il cloud che spazza via, perché qualcosa che spazza via ha anche una sua forza dirompente che lascia sul terreno qualche vittima, ovviamente, e quindi i più fragili, attenzione agli anziani, attenzione, quindi i polis, quindi la vicinanza, il close to you, close to me, cioè essere vicini. Non dobbiamo mai perdere quest'altro must, essere vicini, close to, essere vicini, mai pensare che l'intendenza seguirà. Bisogna stare sempre attenti ai più deboli e ai più fragili, perché solo con l'attenzione ai più deboli e ai più fragili tu sei un vero riformista, uno che cambia. È troppo facile cambiare per pochi, quelli che ti seguono. Hai fallito se cambi per pochi, devi cambiare per tutti. E io ho visto mani di giovani solo alzarsi oggi quando facevo le domande, a parte i perversi come te che lo fa per mestiere, quindi tu sei perversa per mestiere, quindi vabbè. Quindi, non so se è un complimento, detto ma questo, ma no, siccome in riforma mi è piaciuto molto la riforma cambiamento, se la riforma è per pochi non è una riforma, questo è il punto. Se il cambiamento è per pochi non è un cambiamento. Il must deve essere proprio che la più larga base possibile, la più larga base possibile. Solo così tu hai successo, solo così eticamente è giustificato anche la forza, anche la violenza, se vuoi, del cambiamento. Come quando cambi un telefonino che ha un linguaggio da un altro, stai 3 giorni praticamente in coma perché non sai più come, e poi un po' alla volta impari, ma quei 3 giorni è un costo psichico altissimo, no? Ecco, bisogna avere questa capacità di fare il cambiamento per tutti. Io ringrazio personalmente il professor Brunetta e poi lascio la parola. Un grazie davvero al professor Brunetta, alla professoressa Giannecchini, un grazie a Fondazione Cariparo, un grazie al Dipartimento di Economia, un grazie all'Università che ci ospita. L'appuntamento trovate tutto su Segnavie, 10 maggio con Romano Prodi. Grazie al professor Brunetta e grazie a tutti e buona serata.